E allora che magari. Oh, come dicevi. Perché non la vediamo? Eccola, eccola. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Allora, io direi al nostro regista se diamo il via. Allora, buonasera a tutti. Saluto i nostri graditissimi ospiti che sono Luca Pulcinelli della Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e del Paesaggio dell'Umbria, nonché il nostro, diciamo così, guardiano, diciamo così, no, via, è troppo eccessivo, comunque, che ci tutela, diciamo così, Nicola Bruni, che sta sempre alla Sovrintendenza, che ne parlavamo poco fa, conosce bene il sito perché c'è stato, e la dottoressa Silvia Casciarri, che è della Direzione Regionale Musei dell'Umbria. Insieme a noi c'è Giancarlo De Paul, che è un nostro concittadino acquisito, con il quale stiamo ipotizzando una musealizzazione della Venere Verde. Noi abbiamo. Sì, Luca, che dici? Sì. Il Comune di Parrano recentemente, a Parrano c'è un piccolo centro documentazione, come c'è in altri paesini qui dell'Orvietano, fatto con i vecchi fondi comunitari, che ha anche una parte che riguarda le tane del diavolo, il paleolitico, una parte etrusca, una parte medievale, insomma, le epoche più importanti. Noi quest'anno abbiamo preso una decisione di allargare questo piccolo, non è un museo, un piccolo centro documentazione, prendendo una sala dentro Palazzo Municipale, dove c'era l'archivio storico, che abbiamo trasferito d'accordo con la sovrintendenza, a Ramo, che ce n'è un'apposita che se ne sono venuti, hanno visto con noi che ci sono delle cose interessanti del Seicento, a parte l'archivio storico, no? Ci sono anche dei documenti che hanno un piccolo pregio, oltre allo statuto del 1550, che è una piccola chicca, no? Una cosa unica, però insomma una cosa interessante. E dicevo, abbiamo riservato al piano terra del Palazzo Comunale una sala per fare appunto questa musealizzazione della Venere Verde, che fa parte della collezione De Santis, in custodia della famiglia De Santis, e grazie alla loro volontà e anche Ok, stai andando in diretta adesso, no? Perché secondo me stai in diretta. all'aiuto che ci ha dato il dottor Pulcinelli, siamo arrivati a questa cessione, diciamo così, di custodia con un periodo di tempo limitato, per cui la Venere Verde adesso sta dentro la cassaforte del comune e stiamo lavorando appunto per esporla, diciamo così. Poi dovremo trovare anche una collocazione per gli altri oggetti, compresi i due bucheri poi ritrovati sempre a Soriano alcuni anni fa. E abbiamo chiesto a Del Paul, che è un graphic designer, di darci una mano. Ovviamente, questo incontro è importante anche per avere degli spunti, degli indirizzi, perché poi dopo andremo a fare una riunione più specifica, diciamo così, no? Con chi ci vorrà dare una mano per scrivere i testi, no? Le cose, non solo la forma, il modo, no? Diciamo così, come presentare questo oggetto, ma anche, diciamo così, i contenuti. E poi lui dirà un po' le idee su cui lavoriamo. Ovviamente la nostra idea è quella di valorizzare l'insieme, quindi valorizzare la Venere Verde, ma valorizzare e far conoscere le tane del diavolo, dove è stato fatto un intervento importante di tutela, lo ricordate prima, qualche anno fa. Adesso noi ci stiamo rimettendo mano nel rafforzare, perché lì continuamente rompono i cancelli, ogni tanto rompono, entrano dentro, no? Noi interveniamo così immediatamente, e anche per renderlo fruibile abbiamo fatto un incontro addirittura con il sovrintendente qualche mese fa, e stiamo arrivando a una nuova formulazione per l'accesso alla forra e l'accesso alle tane del diavolo. Però ecco, l'idea è valorizzare l'insieme, diciamo così, sia, diciamo così, le tane del diavolo, il centro documentazione che già ospita dei reperti, e questa Venere Verde, che sarà, diciamo, in un punto, diciamo, più in evidenza e più accessibile, che sta vicino agli uffici comunali, con i dipendenti del comune hanno la chiave, quindi sempre chiunque la potrà vedere, che è uno dei problemi che, come sappiamo, abbiamo purtroppo i nostri beni culturali. Questo è un po'
l'idea. Io vi ringrazio che avete voluto partecipare. Quello che vi chiediamo è diciamo, contribuire all'aspetto proprio divulgativo, no? Di sapere che cosa, di cosa stiamo parlando, perché poi noi ne parliamo, ma non sempre molto probabilmente in maniera giusta. Voi siete delle persone esperte, delle persone colte che stanno dedicando la loro vita a questo, quindi sapete più meglio di chiunque. E poi darci qualche spunto per fare un qualcosa, diciamo, che sia veramente utile, no? Non solo un'opera di regime come noi piccoli sindaci ogni tanto siamo abituati a fare per lasciare una traccia nella storia, no? Diciamo, che poi non rimane mai, ma bensì fare qualcosa per la popolazione, per i cittadini e così via dicendo. E io, se voi siete d'accordo, sarei per dare la parola al dottor Bruni, anche perché lui è uno di quelli che ha operato dentro le danne del diavolo, quindi diciamo meglio di chiunque altro ci può dire qualcosa in merito, no? Diciamo così. Prego, dottor Bruni. Va bene, guardi, allora io sì, in veste di restauratore, poi se volete possiamo parlare anche di come esporre, musealizzare le varie cose, però effettivamente io le Tane del Diavolo le conosco perché ci sono stato a scavare durante insomma, il periodo universitario, è stato uno dei miei, in realtà uno dei miei primi scavi, quindi sono anche abbastanza affezionato. E nel 2000, perché poi, come si diceva anche prima, la scoperta di queste grotte è più antica, insomma risale al periodo di Umberto Calzoni, che è stato uno dei più grandi archeologi a cavallo tra le due guerre, ha fatto una serie di scoperte tra l'Umbria e la Toscana notevolissime. Le Tane del Diavolo è stata una delle sue, insomma, delle situazioni più interessanti che abbia mai trovato per l'età del bronzo, quindi si tratta di un complesso di almeno 3 grotte abbastanza grandi, quindi anche con uno svolgimento planimetrico insomma importante, che lui ha esplorato, quindi la Tana Superiore, la Tana B e la Tana del Faggio. In tutte e 3 sono state trovate delle tracce di frequentazione preistorica, principalmente appunto l'età del bronzo medio e recente. Quindi parliamo di, in cronologia assoluta, dal XVII-XVIII secolo avanti Cristo fino al XIII-XII. Ovviamente si trattava di una frequentazione di tipo cultuale, quindi non grotte per l'abitazione, ma per lo svolgimento di rituali appunto legati probabilmente a riti di passaggio, perché la grotta è sempre legata al passaggio tra la vita e la morte, quindi alla rinascita. Poi la presenza di acqua nel fosso che c'è sotto rende queste grotte particolarmente suggestive. Poi voi di Parrano sapete benissimo quanto siano belle anche da un punto di vista naturalistico tutto l'ambiente che c'è lì sotto. Gli scavi del 2000 furono ripresi dalla sovrintendenza archeologica, insomma all'epoca si chiamava sovrintendenza beni archeologici dell'Umbria, la dottoressa De Angelis scavò soltanto la Tana B, quindi è stata un'unica campagna di scavo che poi, fu proprio nell'anno in cui fu inaugurato l'antiquarium comunale di Parrano, dove confluirono sia i reperti preistorici e anche quelli etruschi del territorio. Durante quello scavo furono rinvenute in realtà poche novità rispetto a quello che già si conosceva, anche perché le tane, purtroppo, insomma, essendo conosciute, furono frequentate anche da numerosi clandestini, quindi a noi mi ricordo che abbiamo trovato una situazione abbastanza sconvolta, perché i primi strati erano tutti pieni di buche, insomma, di tentativi di raccattare soprattutto metalli, quindi buche fatte da chi si portava il metal detector, quindi sono cose che fanno più danno che altro, perché uno scavo del genere non restituisce, diciamo, elementi così preziosi come possono essere quelli di epoche più recenti, quindi per magari tirar fuori un pezzettino di bronzo hanno fatto dei danni abbastanza significativi a tutte le stratigrafie che invece esistevano nell'età del bronzo. Però nei pochi lacerti di situazioni intatte che abbiamo trovato sono stati rinvenuti numerosi focolari in zone anche abbastanza scomode e impervie della grotta, quindi che venivano accesi all'interno e su cui venivano anche fatte delle offerte, perché abbiamo trovato della ceramica
appunto rituale spezzata nei pressi, semi carbonizzati che, come vi ripeto, non sono semi destinati al consumo, non è un luogo da abitarci, perché poi per arrivare nei luoghi in cui abbiamo trovato i focolari bisognava anche strisciare insomma, degli ampatti abbastanza scomodi, quindi sicuramente ci si andava appositamente per fare dei rituali di un certo tipo con delle offerte da lasciare nella grotta. E quindi il materiale che è stato rinvenuto è quasi tutto ceramico, ceramica di vario tipo, molto bella. La ceramica è, proprio per il fatto che era ceramica rituale, è ceramica di pregio, del periodo, soprattutto quella del periodo appenninico, è così chiamato, è un tipo di ceramica incisa ed excisa con l'inserimento diciamo, in queste excisioni di una pasta bianca fatta di praticamente di calcare, un po' come fosse l'odierno grassello, e dava un effetto cromatico molto, molto gradevole, molto bello a questa ceramica, che di base è nera, ma ha questi dettagli bianchi. Ed è una ceramica del XV secolo avanti Cristo, più o meno. E, quindi come materiali, diciamo, sono molto belli, ma erano tutti molto frammentari, sia quelli che trovò Calzoni che i nostri. Però danno l'idea anche dell'importanza di questo luogo, perché un sistema di grotte, che non vi ho detto che anche le altre grotte ovviamente hanno restituito materiali simili, su un fosso di questo genere, quindi anche difficile da raggiungere volendo, perché ancora oggi viene risalito, ma viene risalito con le corde, insomma è una zona abbastanza impervia. Arrivare in questa zona anche con l'acqua che scorre vicino era proprio il posto ideale per una tipologia di rituali che ritroviamo in quell'epoca un po' dappertutto, quindi era come dire abbastanza normale trovare in quest'epoca che le grotte vengono frequentate per questo motivo. E effettivamente noi testimonianze più antiche non abbiamo trovato in quell'occasione, anche se mi pare che ci fossero qualche frammento nelle altre grotte che arrivavano anche prima dell'età del bronzo. Comunque sostanzialmente la frequentazione è stata di quell'epoca. E questo è quello, insomma, in generale per le tane del diavolo. E per queste nuove acquisizioni io in effetti, mi sembrano sia la Venere che anche gli altri materiali che ho visto che sono nella collezione che viene acquisita dal comune, notevoli, anche se mi pare di capire che siano comunque la provenienza non è quella, ma non è che possiamo attribuire le tane del diavolo, quindi sono due contesti diversi, però sicuramente è un oggetto notevole che va valorizzato e va sicuramente musealizzato e ha la giusta importanza. Però di questo io, diciamo, alzo le mani e non sono così, come dire, ferrato su questo periodo storico più antico. Beh, io direi che a questo punto possiamo dare la parola a Giancarlo De Paul, che ci dice un po' le idee. Che idee ha maturato su questa ipotesi? Grazie. C'hai 10 minuti, Giancarlo. Grazie. Dunque, mi sentite? Io voglio fare una leggera premessa, che frequente il territorio di Parrano da ormai più di 30 anni. E sono affascinato dal contesto naturalistico della sua storia nei secoli, diciamo, e occuparmi di questo progetto di musealizzazione della Venere mi dà un'opportunità, insomma, abbastanza unica, un privilegio forse. Ecco, passo subito al fatto. Il primo pensiero è quello di, pensavo di isolare la Venere in questa piccola sala del comune, enfatizzando sulla statuetta e cercando, di mettere l'accento solo sulla statuetta e non sugli altri reperti che sono stati
trovati insieme alla statuetta. Non per togliere importanza alle altre cose, ma semplicemente per una forma di comunicazione che possa in qualche maniera accentuare l'attenzione sulla statuetta. Io immagino il visitatore che, entrando nella sala di questa Venere, abbia la sensazione di trovarsi all'interno delle tane del diavolo e non all'esterno, come di solito è il punto di vista di chi si trova a passare da quelle parti. E oltre questo, pensavo di, come dire, mi sono preso, aspetta, una puntata, sì, pensavo di immaginare la Venere in questa sala, e di far immaginare la Venere in questo luogo meraviglioso dove è stata ritrovata, che sono le tane del diavolo. Penso per esempio all'uomo di Cro-Magnon, che mi sembra, nella mia ignoranza, di capire che era la civiltà nella quale viene situata la Venere di Parrano. Quest'uomo di Cro-Magnon che in qualche maniera ci osserva da dietro le quinte, cioè creando delle quinte, una forma teatrale nella sala. Ovviamente tutta l'attenzione è sulla Venere che viene colpita da un fascio di luce che possa in qualche maniera dare un accento sulle piccole incisioni che ha la statuetta, da farne risaltare il lavoro che è stato fatto da 20.000 anni fa, se non immagino, viene detto. E quindi enfatizzando ancora di più sulla statuetta. Tutto intorno, forse la cosa migliore è farvi vedere direttamente qualche schizzo che ho fatto. E di conseguenza da questo magari, vediamo un po' se ci riesco, qualche schizzo. Allora, condivido. Ecco, ci siete? Mi sentite? Sì. Sì, abbiamo spento i microfoni per ragioni di comunicazione. Ok, qui abbiamo un primo schizzo della sala, dove vediamo la Venere al centro, in una teca probabilmente di metacrilato, sarebbe il plexiglass, e tutto intorno delle quinte, che poi vi spiego a che cosa potrebbero servire. Questa è la pianta della sala. Da questo punto la freccia si vede? Ecco, da questo punto si entra. La sala è molto piccola, è circa 5 metri per 4. Al centro della sala viene posta questa teca con la nostra Venere. Tutto intorno invece abbiamo un contesto di quinte che nascondono ora un'immagine, ora un'altra. Ecco, a seguire vi faccio vedere. Ecco, questi sono altri schizzi su come viene presentata la Venere, che deve essere abbastanza isolata, soprattutto trattata quasi come un gioiello. Quale è? E poi, ecco, questo è un lato della sala, ad esempio. Qui vediamo le tane del diavolo con il lavoro fatto dall'acqua nel tempo. E pensavo,
questo che vediamo in nero è il profilo di una roccia qualsiasi che vorrebbe accentuare, siccome hanno differenza di profondità questi due elementi, la quinta nera e la fotografia, accentuare e dare la sensazione di trovarsi nelle grotte e quindi dalle grotte osservare il contesto esterno. Su alcune di queste quinte vorrei mettere degli elementi ritrovati nelle tane del diavolo, elementi disegnati e comunque che abbiano un testo fatto ad hoc, che possa in qualche maniera far sognare il visitatore. Poi, ecco, questa è un altro lato della sala. È una saletta, sempre che considerate che 4x4 o 4x5. E questa è ancora un'altra. Ho messo molto l'accento anche sulla presenza dell'acqua, anche perché è un luogo unico, un luogo che ci fa sognare. Insomma, non credo che altre veniri siano state trovate in un contesto simile a questo. Quindi penso che il comune di Parrano dovrebbe avvantaggiarsene soprattutto creando un collegamento anche museale tra la musealizzazione della statuetta e le tane del diavolo dove è stata ritrovata. Trovo che sia molto importante anche dal punto di vista non solo culturale ma anche turistico per la zona. Poi, ecco, qui io ho messo questa foto che dovrebbe essere l'uomo di Cro-Magnon che osserva il visitatore da di dietro proprio per creare questa simbiosi tra la visita e la presenza della statuetta e di chi l'ha creata. Ecco, questo è in sostanza il progetto che intendo portare avanti, sempre poi con i vostri consigli si possono fare tutte le varianti possibili, ma immaginiamo che è sempre una saletta molto piccola che vuole premiare soprattutto la statuetta che ritengo molto molto preziosa. E questo è il tutto. Giancarlo, spegni la presentazione. La condivisione. Perfetto. Un attimo. Ecco, spero di essere stato abbastanza. Grazie Giancarlo. E a questo punto io direi che si possa chiedere un qualche opinione la dottoressa Casciarri, diciamo sì, non ha bisogno di presentazioni. Prego, dottoressa. Mi sentite? Intanto volevo ringraziare il Comune di Parrano e i miei colleghi della soprintendenza per avermi invitato a questa presentazione, che penso sia molto importante, il fatto di musealizzare, rendere visibile un oggetto che ci racconta di una storia molto antica, appunto siamo appunto nella preistoria, penso sia fondamentale per far conoscere l'importanza del territorio e della sua storia e creare soprattutto una conoscenza diffusa e consapevole all'interno della comunità. E questo quindi creare un punto in cui il patrimonio non viene solamente tutelato ma anche valorizzato e soprattutto messo a disposizione della collettività. Io personalmente ancora non sono riuscita a vedere le tane del diavolo, ma era già in programma, quindi spero che appena finirà il lockdown di poter venire a vedere questo incredibile patrimonio naturalistico.
Se volete, io ho preparato una piccola presentazione, così un modo per raccontarci qualcosa sull'arte preistorica e su quelle che vengono chiamate cosiddette veneri preistoriche, all'interno della quale è stata inserita appunto anche la Venere di Parrano. Bene, se volete, bene. Allora, provo a condividere il PowerPoint. Eccoci, spero si veda tutto. E allora, con arte preistorica noi consideriamo quel fenomeno che compare in Europa intorno ai 40-35 mila anni fa con l'arrivo dei sapiens in Europa, quelli che prima Giancarlo De Polla chiama Cro-Magnon e che sarebbe l'Homo sapiens, la specie a cui tutti noi apparteniamo, che è una specie che da un punto di vista evolutivo è abbastanza recente, cioè siamo una specie africana che intorno ai 250-200 mila anni fa compare in Africa, poi dall'Africa colonizza e arriva in tutte le parti, diciamo, del mondo. Arriva in Europa intorno ai 40-35 mila anni fa e porta con sé tutta una serie di profonde trasformazioni culturali, tra cui appunto la capacità di elaborare immagini e concetti all'interno di un sistema di comunicazione non verbale, chiaramente, no? Perché stiamo parlando di comunità preistoriche dove ancora non abbiamo l'utilizzo della scrittura. Però queste comunità erano delle comunità molto complesse che avevano la capacità di elaborare immagini e concetti all'interno di un codice che aveva all'interno della comunità significati e simboli ben precisi che testimoniavano già questa complessità, diciamo, concettuale e culturale. Con l'arte, dal suo inizio, dalla sua comparsa, intorno a un'età, appunto, che vi dicevo, tra i 40 e 35 mila anni, si presenta già con tutta una serie di variabilità di tematiche legate soprattutto a figure zoomorfe e vedremo anche a figure antropomorfe, le famose veneri preistoriche, e si manifesta subito all'inizio con tutta una serie di variabilità anche tecniche, con la pittura, tutti, no, conosciamo le bellissime pitture famose di francesi, no? Tanto per citare, non so, Grotta Lascaux o la Grotta di Altamira in Spagna. Quindi pitture, incisioni, bassorilievi e sculture a tutto tondo. All'interno di questa arte generica, che in genere viene divisa in arte varietale e in arte mobiliare, per intenderci l'arte varietale è tutta quell'arte che compare sulle pareti delle grotte, all'interno delle grotte, quindi le pitture, le incisioni e i bassorilievi, compare anche l'arte mobiliare, che si chiama così in quanto rappresenta, cioè la definizione si riferisce a una variegata produzione figurativa e ornamentale eseguita su supporti mobili, cioè che potevano essere trasportati, che in genere erano pietre, ma anche, quindi una piccola statuaria a tutto tondo, ma anche oggetti creati su supporti in materia dura animale, tipo l'osso, il corno, l'avorio e molto raramente anche per esempio l'argilla. Il significato di questi oggetti culturali chiaramente sono di difficile interpretazione, come vi dicevo prima, perché sono comunità di cacciatori e raccoglitori e le ipotesi che noi facciamo sul significato di questi bellissimi oggetti d'arte sono ipotesi basate sullo studio delle documentazioni e testimonianze che queste comunità ci hanno lasciato. Quindi è uno studio molto complesso e che ha, diciamo, dietro di sé una serie di ipotesi interpretative legate molto probabilmente al fatto che fossero sia oggetti simbolici legati a pratiche cultuali oppure oggetti dedicati proprio all'attività quotidiana, per esempio, non so, la caccia. Infatti, fra queste immagini di arte mobiliare che vi ho fatto vedere, la prima a sinistra rientra all'interno di queste cosiddette veneri preistoriche, poi ci sono tutta una serie di altri oggetti sia cultuali sia anche legati alla caccia. Infatti l'oggetto in alto che vedete a destra è la parte terminale di un bastone molto lungo che si chiamava propulsore,
che aveva un gancetto, la parte terminale, vedete, spesso era decorata, tra l'altro con sculture a tutto tondo veramente di incredibile bellezza, aveva questo gancino per inserire la lancia e lanciare la lancia appunto durante la caccia, quindi oggetti cultuali e oggetti anche legati alle attività quotidiane. E quelle che vengono chiamate venere preistoriche è una produzione proprio tipica che si diffonde soprattutto all'interno di una fase paleolitica che noi chiamiamo gravettiano, che è datata tra i 29 e i 20.000 anni fa, dove si ha questa esplosione di rappresentazioni e di produzioni di queste veneri preistoriche, anche se molto probabilmente inizia un po' prima. Questa immagine che vi faccio vedere, la famosa Venere di Olefels, che è stata trovata in Germania, che è stata fatta su avorio di mammut, è una delle prime raffigurazioni femminili, almeno fino adesso ritrovate, datate addirittura a 36.000, quindi è particolarmente importante. Allora, perché si chiamavano veneri? È evidente il fatto che volessero rappresentare una figura femminile, però una figura femminile un po' particolare, in cui venivano enfatizzate alcune parti del corpo legate alla gravidanza, tipo i seni, la pancia, i glutei, la parte diciamo delle cosce, senza alcun fine ritrattistico, cioè parti anatomiche legate soprattutto alla gravidanza. Altre parti, tipo le braccia, la testa, non è che sono ignorate, ma passano in secondo piano. Spesso la testa è un volume anonimo, raramente decorato, le braccia in genere fanno parte della scultura, vengono appoggiate sopra i seni o sopra la pancia, vedete, i piedi mancano, le gambe sono un po' in secondo piano, quindi è evidente, diciamo che sembra evidente che si volesse dare importanza a un tema specifico, quello legato alla fertilità, cioè alla capacità generatrice e soprattutto alla capacità di sopravvivenza e di diciamo, assicurare la continuità della specie, almeno queste sono le ipotesi più accreditate. E vedete che la statuina di Olefels rappresenta tutte queste, diciamo, questi schemi che vi ho un po' riassunto velocemente. La testa, vedete, è molto piccola, è una statuina molto piccola, è di circa, mi sembra, 6 centimetri. Vedete che le parti rappresentate sono proprio la parte enfatizzata legata ai seni, alla pancia e ai glutei. La testa, vedete, è molto piccola, i piedi mancano e le gambe sono praticamente diritte, inoltre ha tutta una serie di decorazioni incise, tipo solcature sulla parte diciamo del corpo. E queste statuine, questa è quella famosissima di Willendorf, sicuramente la conoscerete perché è stata trovata agli inizi Novecento, è una delle più famose, una delle più rappresentate, utilizzate all'interno dei volumi che parlano di arte preistorica. Anche perché è veramente di una bellezza incredibile, è fatta in pietra calcarea, scolpita, e vedete come lo schema dell'enfatizzazione delle parti anatomiche legate alla gravidanza è molto evidente, no? I seni, la pancia, guardate la delineazione dell'ombelico, la delineazione della parte pubica, no? E tutta la decorazione sulla testa che è stata fatta, che molto probabilmente volevano rappresentare o delle treccine o un copricapo. Tra l'altro molto spesso queste statuine venivano anche colorate con una sostanza rossa che veniva chiamata ocra, che è un minerale, un pigmento naturale derivante da un minerale ferroso, l'ematite, che veniva molto utilizzato nel paleolitico per le pitture sulle pareti delle grotte, oppure spesso si ritrova anche all'interno delle sepolture. Ora vi faccio una carrellata per farvi vedere come più o meno queste veneri paleolitiche sono tutte abbastanza simili e tutte condividono questo schema dell'enfatizzazione più o meno evidente delle parti anatomiche. Questa è famosissima, anche questa, Dolní Vestonice, è stata trovata in Repubblica Ceca. A parte la prima che vi ho fatto vedere, tutte queste, come vi dicevo, sono datate a questo periodo particolare del Paleolitico, tra i 29 e i 20.000 anni fa, che noi chiamiamo Gravettiano, che è un periodo appunto all'interno del Paleolitico superiore. Questa è importantissima perché è il più antico manufatto in ceramica, perché spesso queste statuine sono fatte in osso, in avorio, in pietra lavorata,
e molto probabilmente il materiale reperibile che spesso purtroppo non si è conservato, e raramente come queste di Tolli Restonice con una specie di impasto in ceramica cotta e polvere rosso, cotta chiaramente a bassissime temperature. Questa tra l'altro è particolare perché una tomografia del 2004 ha evidenziato la presenza anche di un'impronta digitale di un individuo tra i 7 e i 14 anni, quindi un bambino, un adolescente, che è stato l'ultimo a toccare la statuina e a lasciare l'impronta, che poi è rimasta con la cottura dell'argilla, quindi è un oggetto veramente molto particolare. E vedete anche in questo caso l'enfatizzazione dei seni, della pancia, l'espansione dei fianchi e la testa quasi sempre liscia, o come in questo caso vedete gli occhi sottolineati da queste piccole incisioni. Ecco, questa anche è famosissima, è una Venere trovata in Francia, la Venere di Lespugue. E allora a sinistra vedete l'originale e la destra ricostruzione, perché purtroppo durante il ritrovamento è stata in parte rovinata, si è in parte rovinata la parte soprattutto legata, vedete, ai seni. È stata trovata anche questa, purtroppo la maggior parte delle statuine, come anche quella di Parrano, provengono o da scavi o da raccolte di superficie fine 800 o inizi 900, il che purtroppo spesso ci dà pochissime informazioni su dati scientifici o stratigrafici che sarebbero molto interessanti, no? Per capire meglio la datazione. Quindi lo studio di queste statuine, quando non provengono da scavi stratigrafici, si fa attraverso lo studio, diciamo, della fattura, no? del tipo di tipologia, insomma. E vedete anche questa francese fatta in avorio, è particolare anche questa, va bella con la solita enfatizzazione, con le braccia appoggiate sopra i seni, il viso completamente anonimo, no? E però nella parte, diciamo, posteriore c'è una specie di rappresentazione di un elemento tessile, forse un gonnellino, quindi è particolarmente importante anche da un punto di vista iconografico. Accanto a questi schemi a tutto tondo, però, abbiamo anche la presenza di statuine che sono un po' più schematiche, cioè che rappresentano lo stesso concetto, però con, vedete, corpi più rigidi. Queste sono delle famose statuine che vengono dalla Siberia, in cui si riconoscono i seni e gli attributi femminili, che sono evidenziati, vedete, da incisioni o da solchi, ma hanno una forma più longilinea, più delicata, non è presente l'esempio a tutto tondo che vi ho fatto vedere fino adesso, fino ad arrivare a forme molto molto astratte, tipo l'immagine presente a destra, che viene sempre da Dolni Vestonice, che è il sito della statuina che vi ho fatto vedere fatta con l'argilla cotta, dove, che noi chiamiamo iperastratte, dove vedete si ha solamente la delineazione del busto con la rappresentazione dei seni. Tra l'altro, alcune di queste statuine schematiche, in base a come venivano rigirate, potevano rappresentare sia, almeno secondo alcuni studiosi, potevano rappresentare sia l'elemento, diciamo, la figura femminile, sia l'elemento fallico maschile, in base a come venivano guardate. E questa la faccio vedere perché è una delle ultime Veneri, finalmente, scoperte recentemente, che vengono invece da un contesto di scavo. È stata proprio scoperta recentemente, nel 2019, è una bellissima statuina, molto piccola, mi sembra che è circa 4 centimetri, fatta su un supporto di gesso e che ha una datazione precisa che va dai 28 ai 22.000, quindi in questo caso siamo certi. E guardate anche in questo caso l'enfatizzazione, no, dei seni, la pancia con la delineazione dell'ombelico, il solco verticale che delinea le due gambe, e la testa decorata, che ricorda un po' quella di Willendorf che vi ho fatto vedere prima, da tutta una serie di incisioni, no, al reticolo, per indicare anche in questo caso o una capigliatura o un copricapo. Ora velocemente vi faccio vedere gli esempi italiani, giusto per farvi rendere conto. Questa è una delle più famose, la Venere di Savignano, che ora è conservata a Roma al Museo Etnografico Pigorini. Anche questa è stata scoperta nel 1925,
per caso da un operaio vicino Modena, stavano facendo dei lavori, l'operaio si accorse e la portò da un personaggio, da un pittore famoso fiorentino che si chiamava Giuseppe Graziosi, il papà di Paolo Graziosi, che è uno dei più famosi paleontologi, cioè studiosi di archeologia preistorica italiana, e capirono subito l'importanza. È fatta, vedete, con in serpentino, è abbastanza grande, di 22 centimetri, e ha un impianto molto semplice, con i due volumi conici, in cui c'è solamente un tratto verticale per il viso e la... e attraverso la levigatura e la scalfitura l'enfatizzazione delle solite parti anatomiche. Queste sono invece quelle trovate in Liguria, ai Balzi Rossi. Sono, anche queste sono molto famose perché colpisce, no, la simmetria della scultura con cui sono, la, diciamo, la fattura con cui sono state fatte, sono la maggior parte in steatite, poi hanno dei nomi anche particolari, la prima si chiama la famosa Venere Gialla, e che sono state scoperte a fine 800, tra 1883 e 1895. E vedete che lo schema che si ripete è sempre lo stesso, è sempre quello del legato alla donna gravida, alla maternità. Ecco, l'Umbria è particolarmente, diciamo, generosa perché questa qua è la Venere del Trasimeno. È una statuina frammentaria molto piccola, priva della testa, che fu, diciamo, scoperta, cioè fu comprata da Alerino Palma di Cesnola, che era un personaggio appunto del 1938, che la trovò da un antiquario fiorentino. Tra l'altro Alerino Palma di Cesnola è il papà del più famoso Arturo Palma di Cesnola, anche questo famosissimo archeologo preistorico che ha scavato, non so se ha scavato, ma ha studiato l'industria paleolitica che viene proprio dalle tane del diavolo. Era un professore dell'Università di Siena, uno dei più famosi, diciamo, paleontologi italiani. E questa del Trasimeno anche, vedete, è molto piccola, è circa meno di 4 centimetri. Attraverso degli studi riuscirono a risalire che proveniva da una raccolta di superficie effettuata durante fine 800 lungo le sponde del lago Trasimeno. E assieme a questa erano presenti anche tutta una serie di oggetti preistorici, tra cui l'industria litica, cioè la pietra scheggiata, che erano proprio datate tra il paleolitico e il neolitico, che è il periodo successivo appunto della preistoria. E la Venere di Parrano, ecco qua ho messo appunto l'immagine, colpisce e rappresenta sicuramente una figura femminile. Ora non riesco a capire bene se è su steatite o su ofiolite, comunque si intravedono molto bene, vedete, il taglio degli occhi, il naso, la bocca, e la cosa che mi colpisce è questa copertura della testa che ricorda un po' alcune delle statuine che vi ho fatto vedere, anche se non c'è questa enfatizzazione tipica delle Venere paleolitiche, perché vengono, vedete, delineate le braccia e la parte, diciamo, un po' legata al ventre. Quella di Parrano mi ricorda molto alcune, perché diciamo che la rappresentazione femminile preistorica non è solo presente all'interno del Paleolitico, ma continua anche nei periodi successivi preistorici, tipo per esempio durante il Neolitico, che è il periodo successivo, in cui si ha il passaggio da uno stile di vita ancora tipico del Paleolitico, basato sulla caccia e sulla raccolta, a un tipo, che era quindi nomade, a un tipo di vita sedentario basato su agricoltura e allevamento. E anche durante il Neolitico e fino a, diciamo, alle soglie dei periodi successivi, che sono l'età dei metalli, continuano le rappresentazioni femminili, in cui sicuramente c'è una continuità con quelle paleolitiche, ma da un certo punto di vista c'è anche una specie di rottura. Sono più, cioè sicuramente sopravvivono alcune tematiche di fondo, tipo la fertilità, la sopravvivenza, che si legano però a nuove tematiche legate alla nuova società,
quindi la gravidanza, ma anche la fertilità, diciamo, dell'agricoltura, la semina, la raccolta, eccetera, eccetera. Quindi presentano una varietà un po' diversa rispetto a quelle paleolitiche. Sono fatte spesso anche chiaramente in ceramica, no? Perché nel Neolitico c'è un forte utilizzo di questo tipo di materiale. Guardate in particolare la statuina a destra, che è una statuina sarda datata al Neolitico medio, che ha questa impostazione, no? Del copricapo e le mani sul ventre, con pochissima enfatizzazione, no? Legata alla fertilità e alla, insomma, ai segni, alla pancia, come vi ho fatto vedere fino ad adesso. Quindi poi si arricchiscono anche di altri tipi di decorazione, tipo vengono decorate con l'ocra, o presentano delle incisioni che delineavano, non so, collane o decorazioni particolari, oppure elementi vegetali come le spighe, eccetera, eccetera, che un po' mi hanno ricordato anche la Venere di Parrano. Non so se che purtroppo ha il problema, come la maggior parte delle statuine che vi dicevo prima, di questa mancanza, no, di dati certi legati, non so, a contesti stratigrafici, eccetera, eccetera. Comunque è un manufatto sicuramente molto importante, che è importante valorizzare per la storia di Orvieto e del suo territorio, che spero di vedere dal vivo il prima possibile, insomma, appena tutta questa situazione me lo permetterà. Non so se avete domande. Intanto la ringraziamo che ci ha fatto veramente un regalo questa sera. Sono andata veramente molto veloce. Chiaramente sull'arte paleolitica si potrebbe parlare anche, non so, un giorno intero. Tra l'altro il termine Venere mi sembra anche troppo riduttivo per l'importanza incredibile che avevano questi tipi di manufatti. Comunque sicuramente appena finisce tutto questo ci rivedremo, siete tutti invitati, cerchiamo di organizzare un incontro tutti quanti insieme. Dottor Pulcinelli, a lei tirare le fila. Allora, dunque, innanzitutto mi sembra molto interessante quello che diceva la collega Silvia Casciarri in ultimo sulla possibile confronto con manufatti di epoca neolitica. Quindi, perché oltre alla, diciamo, alla sicura, al tipo di confronto convincente, molto, insomma, molto interessante, molto stimolante, e c'è anche da ricordare questo, forse abbasserebbe anche un po', mi viene da pensare che abbasserebbe un po' lo stacco cronologico tra l'epoca in cui viene normalmente datata la Venere verde e le fasi cronologiche che invece poi sono attestate dall'Etana del Diavolo, sia dagli scavi calzoni, che poi anche più recenti. Tra l'altro mi sembra di ricordare che qualche scarso materiale neolitico in effetti è stato rinvenuto, è presente, e comunque, insomma, anche per il resto, la parte, comunque, i giacimenti più antichi, quelli ancora paleolitici, comunque sarebbero, comunque, se non mi ricordo male, comunque di una cronologia leggermente più recente. Sì, mi sembra di aver letto che appunto Palma di Cesnola, che citavo, sì, prima, è stato lui a studiare l'industria litica. Sì, negli anni 50. Aveva datato l'industria all'epigravettiano, che è una fase, esatto, più successiva, sì, al gravettiano. Sì. E quindi, insomma, se la Venere fosse un po' più recente, potrebbe comunque riavvicinarsi al contesto, in qualche modo, di probabile provenienza.
A parte questo dato, insomma, che andrà approfondito, ma che mi sembra molto interessante, così a livello più generale mi premeva ricordare due cose. Prima di tutto la ricchezza del patrimonio di preistorico del territorio in generale, del territorio orvietano, e più specificatamente di quella parte del territorio orvietano che diciamo ha al suo centro il massiccio del Monte Pelda, una zona aspra, una zona di tuttora molto poco popolata e di non facile accesso, però ricchissima di grotte, ricchissima di fenomeni geologici come la forra del Fosso del Bagno, in cui ci sono le tane del diavolo, e che ha restituito un po' tutto attorno, insomma, diversi caposaldi della geologia preistorica dell'Umbria. Penso, vabbè, innanzitutto ma siamo molto più indietro nel tempo, i giacimenti rinvenuti sulla vetta del Monte Peglia, dove ci sono i ripetitori, l'importantissima breccia ossifera studiata poi dall'istituto a Roma, insomma, da l'Istituto di Paleontologia di Roma, e dove pure oltre alla maggior parte erano un giacimento di resti animali, ma erano presenti anche alcuni elementi di industria litica, e poi appunto le tane del diavolo, di cui abbiamo già abbondantemente parlato. Mi viene in mente poi ad esempio le varie grotte, alcune anche molto importanti, come i Pozzi della Piana, che tra l'altro risalgono al Neolitico come frequentazione, che si trovano, diciamo, dalla parte proprio estremamente opposta rispetto al nucleo di Parrano, rispetto a Monte Peglia, cioè verso Titignano, sopra nelle balze che affacciate sopra le gole del Forello, quindi al corso del Tevere. È interessante sempre questo collegamento tra le grotte e l'acqua, tra le grotte e delle forre impenetrabili, e che forse giustamente rimandano a un contesto rituale, un contesto di culto, dove probabilmente la difficoltà di accesso, la lontananza, la una dimensione altra rispetto a quella del mondo ordinario degli esseri umani è assolutamente cercata e valorizzata come tramite, probabilmente per accedere o a comunque, insomma, simboleggiare realtà e dimensioni diverse da quelle della vita ordinaria, insomma. Certamente sono luoghi che anche al giorno d'oggi, con le sensibilità molto molto sono diversa, le ore 16. Con la sensibilità molto diversa che possiamo avere noi contemporanei, comunque sono luoghi che come dire, tuttora affascinano, ci lasciano ammutoliti, se vogliamo, e ci fanno percepire una dimensione, quantomeno di grande potenza della natura e delle forze geologiche e dello scorrere del tempo che ha modellato così profondamente, inciso così profondamente la superficie della Terra. E quindi niente, la diciamo che ovviamente la valorizzazione, l'esposizione museale, come si accennava, di questo reperto, che è dovuta anche anzi in primo luogo è dovuta alla, come dire, alla lungimiranza, alla buona volontà dei
dei proprietari, perché ricordiamoci che il reperto rinvenuto nell'Ottocento fa parte da sempre di una collezione di antica origine della famiglia De Sanctis, una collezione di Parrano, e che è stata dichiarata poi di interesse culturale particolarmente importante nel 2008, sottoposta a vincolo di tutela, e diciamo ha un'origine molto complessa che forse andrebbe approfondita come studio, perché sarebbe veramente interessante, però almeno in parte, forse sicuramente per i rinvenimenti di epoca preistorica, è legata strettamente al territorio parranese, e grazie alla liberalità e alla buona intuizione dei proprietari sarà finalmente possibile accedere, essere insomma apprezzata almeno alcuni suoi reperti di particolare importanza in questa sede che il comune di Parrano ha voluto riservargli impegnandosi insomma con un grande importante lavoro di sistemazione e anche di organizzazione, ecco, di questo deposito, perché poi avrà questa forma, il passaggio avrà questa sarà rivestito di questa forma giuridica. Si accennava il sindaco accennava anche agli altri all'inizio di questa chiacchierata, agli altri reperti del territorio, che in parte sono anche già esposti nel centro di documentazione, in parte si spera di riuscire a valorizzare prossimamente. Facciamo un grandissimo salto cronologico e andiamo all'epoca etrusca, anzi piena Etruria arcaica. È un altro momento molto interessante e molto significativo per capire la storia di questa porzione del territorio, e sono i materiali di corredo di due tombe probabilmente a Camera, rinvenute in località Soriano, poco a nord del centro urbano, e una nel 1993, e quella già esposta, e l'altra recentissima, un recupero del 2017, con i materiali che devono ancora essere in parte restaurati, e che fanno riferimento a due piccole tombe, diciamo databili tra la metà e del VI secolo a.C., la seconda, quella del 2017, e tra la fine del VI e inizio del V secolo a.C., quella del 93. E l'importanza di questi corredi, oltre a essere una testimonianza del fatto comunque che il centro di Parrano ha avuto una sua frequentazione, una sua vita anche in questa fase della storia, sono molto importanti perché sono veramente un punto di riferimento tipologico e cronologico per la definizione di questa zona, questa porzione del territorio antico, diciamo, orvietano, che è proprio marginale, una zona di confine, siamo proprio a cavallo tra la sfera, diciamo, chiusi di Volsini, di Orvieto, e quella a nord di Chiusi. Siamo in un punto di passaggio, in un punto di transizione, che questi rinvenimenti, insieme ad altri avvenuti nel tempo, penso ad esempio a bellissimi materiali scoperti sulla cima del Monte Melonta, che sono poco più a sud di Parrano, e ad altri, insomma, sempre della zona del Monte Peglia, contribuiscono a capire questa zona, tutta questa zona del Peglia e della Valle del Chiani, costituiscono un contesto abbastanza unitario, che è veramente un cardine tra l'ambiente orvietano, diciamo, che guarda già ancora l'Etruria meridionale, e quello chiusino che ormai è affacciato verso il nord, verso l'Etruria centro-settentrionale.
Quindi siamo in una zona veramente di uno snodo, in uno snodo, in un punto di transizione che forse è stato sempre così nella sua storia e che come tutti i punti di transizione, come tutte le frontiere, come tutti i punti di contatto tra varie sfere di influenza, ha il suo fascino, ha il suo grande elemento di interesse per lo storico, insomma, e sono stimolanti. Per sicuramente stimolanti per lo studioso. D'altra parte anche le tane del diavolo hanno forti punti di contatto con, non solo perché le ha scavati sempre i calzoni, ma comunque con l'ambiente di Chiusi, con la zona del Monte di Cetona. Quindi insomma ecco, anche in prospettive cronologiche, in epoche storiche completamente diverse, forse riusciamo comunque a trovare una linea guida, insomma un filo conduttore, e questo mi sembra una cosa molto 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 bella da valorizzare anche nella didattica poi museale. Grazie, penso che per ora. Grazie Luca, ovviamente io sono assolutamente digiuno a tutte queste cose, però forse il fatto che all'altezza di Carnaiola ci fosse questa chiusa che regimentava tutte le acque del Tevere, scusi, del Chiani a nord, allora il Chiani c'era il 90% dell'acqua in più prima che facessero, diciamo, il canale che ha portato tutta l'acqua sull'Arno, quindi era, e gli Etruschi lo navigavano e usavano questa chiusa. Quindi il fatto che tu c'avevi il porto di Paliano e c'avevi questa chiusa, questi erano i due interventi sul Chiani. Forse intorno a questa chiusa che sta a 5-6 chilometri, evidentemente c'era qualcosa di più significativo, no? Se non altro per la tutela, la gestione, perché da lì amministravi tutto il traffico fluviale che andava verso l'attuale Toscana. Quindi, come del resto, forse su questo discorso del Monte Piglia approfitto, voi sapete, adesso abbiamo avuto questo riconoscimento della Riserva Mondiale della Biosfera, che quindi accendo un riflettore su tutta la montagna. E, diciamo, le iniziative, le presenze, le scoperte sono diverse, no? Anche quelle su cui ha lavorato Bizzarri, diciamo così, mentre si scendeva giù, questo che è un villaggio protostorico, una cosa di questo genere. Quindi forse andrebbe fatto anche questo, no? Ci sono queste iniziative, queste reti che si costruiscono tra i comuni, forse uno degli oggetti di queste collaborazioni potrebbe essere proprio ricostruire un po' tutte queste presenze sul Monte Piglia. Forse potrebbe essere questa un'occasione. Comunque, queste sono divagazioni. Io per il momento ringrazio a tutti, ringrazio il dottor Bruni, la dottoressa Silvia Casciarri, Giancarlo Del Pol, Luca che ci ha assistito alle spalle, fare una piccola regia, e spero di poterci vedere presto. Sicuramente vi chiederemo anche un'opinione quando ci sarà una proposta più dettagliata, sia sull'idea, ma anche soprattutto anche sui testi, no? Sulle cose che vanno, che noi vogliamo puntare soprattutto a un pubblico vasto, no? Alle scuole. Quindi, insomma, bisognerà trovare anche una comunicazione, diciamo così, più semplice, no? Più immediata, diciamo così. Quindi vi disturberemo di nuovo, e per il momento vi ringraziamo di nuovo a tutti. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie, buonasera. Buona serata. Grazie.